debito enorme. Ora, a fronte di un quadro non certo roseo come quello che ho appena descritto, voglio pensare però che tutto sommato non hai sbagliato, sono europeista, sono euroscettica rispetto a questa Europa, però insomma a me l'idea di un'Europa dei popoli, di un'Europa dei cittadini mi piace e vorrei che quella casa avesse delle fondamenta solide. Ognuno può valutare che tipo di scelta fare, a mio avviso bisogna uscire da queste strutture, come dice Heisberg, che è un economista, tra l'altro del Centro per gli Studi Strategici, attivo anche in Svizzera, dice forse dovremmo renderci conto che non si può pensare di salvare l'euro ad ogni costo sacrificando così l'Europa, dovremmo valutare invece se non sia il caso di salvare l'Europa anche al costo di pagare con la moneta, nel senso con un ritorno a delle monete nazionali. Un ritorno delle monete nazionali però, guardate bene, non è che ci salverebbe, questo lo dico a scanso di equivoci. Primo, se noi per magia domani potessimo tornare alla nostra lira, ci troveremmo che lo Stato italiano si indebita con la propria banca centrale, perché a partire dal 1981 c'è stato il cosiddetto divorzio fra il tesoro e la banca centrale, per cui non è più un'unica realtà. Per quanto ci raccontino che la banca centrale italiana è un ente di diritto pubblicistico, la proprietà della banca centrale italiana per il 95% è privata e agisce come soggetto a sé stante, quindi lo Stato per mettere in circolazione delle lire va indebitandosi con la propria banca centrale, quindi non è che risolveremmo il problema semplicemente tornando alla lira. Dovremmo risolvere il vero nodo responsabile del debito in Italia, in Europa, a livello globale. Il fatto che agiamo in un sistema che è moneta-debito. La moneta che utilizziamo al momento stesso dell'emissione è indebitante per i paesi, per come è stata concepita. Se noi risolviamo questo nodo, noi abbiamo il nostro grande affare a fare operazioni, valutazioni, a proporre soluzioni, a tamponare, a mettere lo stucco nelle crepe delle case, a sistemare eccetera, perché fondamentalmente la struttura non regge e il debito continua ad aumentare. Poi c'è un passaggio fondamentale che è il primo passo che ciascuno di noi può e dovrebbe a mio avviso compiere, quello di un'informazione reale, vera, che non è quella che arriva da quello strumento malefico chiamato televisione. Ora, una cosa oggi è vera fin tanto che la si è vista in TV, ma se la proprietà delle TV, o piuttosto che la proprietà delle redazioni, le linee redazionali, la proprietà dei giornali, dei quotidiani, delle radio, delle stesse testate giornalistiche e televisive, è afferente a quello stesso sistema che magari ha il controllo anche della speculazione finanziaria, gestisce il governo, o quantomeno si autocensura per essere gradita a questo sistema. No, ma sei una complottista. Io sì, di brutto, di brutto, di brutto. Non dovremmo mai avere la verità. E uno dice, per fortuna c'è la rete. Nel senso che sì, per fortuna c'è la rete che ci permette di stabilire relazioni, di informarci, di attingere alle fonti originali, di trovare documenti, perché in realtà non nascondono mica le cose, si trova tutto sui siti originali, bisogna andare a cercare. E uno che fa fatica ad arrivare alla fine del mese, fa fatica ad arrivare a sera, non ha tempo da dedicare a ricerche in internet, a controllare, e quindi diventa ancora più facile portare a spasso. Se poi si scopre che nel febbraio di quest'anno l'Europarlamento europeo mette come voce di spesa 2 milioni di euro per assoldare dei trolls, ovvero delle persone che agiscono dietro le tastiere per spegnere, silenziare o creare confusione, provocare rispetto a tutti coloro che hanno posizioni euroscettiche, si capisce come sia sempre più difficile attingere alla verità o anche alle fonti che in un qualche modo possono darci un'idea complessiva. Quindi l'informazione reale può sembrare banale, ma oggi è una delle cose, come dire, più faticose da poter individuare rispetto al panorama complessivo. Poi, e vado veramente verso la conclusione, c'è un passaggio fondamentale. Ci hanno abituato all'idea di delega. Noi andiamo a votare ogni 5 anni, un po' prima se casca il governo, votiamo a livello territoriale e poi ci deresponsabilizziamo in qualche modo, cioè abbiamo dato la nostra fiducia a qualcuno, ci vediamo fra 5 anni, se non mi piace voto di protesta oppure non vado a votare, sono andato a votare,
La sovranità appartiene al popolo, sono andato a votare. Siamo in democrazia, andiamo a votare. È una presa in giro. Se noi ad esempio diamo la sovranità monetaria a chi si è alternato al governo del paese finora, che è un'istigazione dell'impero, con il rispetto di qualunque vostra idea possiate avere, però, voglio dire, a livello di clientelarismo, corruzione, spreco, assalto al denaro pubblico, credo sia evidente a tutti. E di conseguenza dare la possibilità di creare denaro dal nulla, come oggi nel sistema vigente, a realtà di questo tipo, non è certo risolvere i problemi, anzi. Ma non è nemmeno risolvere i problemi quello di sentirsi in pace con la propria coscienza perché si è andato a votare, perché si è delegato il proprio ruolo di cittadinanza. Oggi serve, piaccia o non piaccia, una partecipazione maggiore, diretta, un coinvolgimento diretto, bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare, partire dal proprio territorio. Se pensiamo di sconfiggere il sistema ai massimi livelli, siamo perdenti in partenza perché hanno armi, nel senso letterale o meno, di qualunque tipo per poterci spegnere. Invece nel nostro territorio sappiamo con chi possiamo rapportarci, con chi possiamo costruire, con chi, anche magari pensandola diversamente, però a fronte di un problema si può discutere, si può lavorare per la sua risoluzione. Possiamo lavorare perché ci sia un'economia più etica. Ieri sera, ad esempio, ero in provincia di Verona con questo istituto dell'economia del bene comune, di questa concezione etica delle imprese, una cosa veramente molto bella nell'ottica di una decrescita che non sia regressione, ma che sia miglioramento e condivisione maggiore delle disponibilità per tutti quanti. Serve quindi un profondo cambiamento individuale, e appunto per citare Papa Francesco, anziché occupare spazi e anche autocritica, perché pure per me è più facile in un qualche modo fare ginnastica con le dita sulla tastiera, affermare una propria idea, una propria posizione, piuttosto che spostarsi nei territori e cercare di costruire. Ma invece oggi è quanto mai urgente avviare processi più che occupare spazi. Il cambiamento richiede partecipazione, richiede impegno, richiede sacrificio, ma non abbiamo mica alternativa. O ci pieghiamo a questo sistema e ne restiamo schiavi, siamo prigionieri di questa dittatura finanziaria globale, oppure in un qualche modo reagiamo. E non ci va a fatica, ma cosa faccio? Ma vedi questi, ma cosa posso fare io? Alzatevi ogni mattina, visto che ci hanno portati all'interno di questa idea individualistica, alzatevi ogni mattina pensando che cosa potete fare per voi, per la vostra famiglia, per le persone alle quali volete bene, per le persone amiche e vicine, che cosa potete fare per evitare che il vostro denaro, i vostri sforzi, il vostro tempo vada ad alimentare questo sistema dittatoriale. E come in un qualche modo possiate liberarvi anche semplicemente scegliendo che cosa acquistare, il tipo di cure da affrontare se c'è qualche problema di salute, che tipo di scelte compiere nel vostro territorio, che tipo di partecipazione realizzare, quindi nel vostro piccolo come potete influenzare, come potete agire rispetto a questo enorme sistema. Ma cioè, vabbè, se lo faccio io, se lo fa ciascuno di noi e tutti noi insieme. Il cambiamento lo si fa uno alla volta, ma non può essere uno solo, o non solo una manciata di persone. Tutti insieme, svegliatevi pensando, io non devo dare soldi oggi a questo sistema. Che cosa mi invento? Che obiettivo mi pongo per riuscire a risparmiare, per riuscire... Allora è così che, leggendo l'Italia, trovo chi, ad esempio, ha imbastito la propria comunità su quella che l'Agenzia delle Entrate considera la massima evasione possibile e immaginabile. Il baratto... Lo scambio del tempo, lo scambio dei prodotti del proprio orto, lo scambio delle professionalità. È vero gratuito, condivisione, anche questa sarebbe evasione. Però è un modo diverso di concepire un'economia, di concepire un territorio. Può essere una moneta complementare locale? Valutiamo anche questo. Può essere una nuova concezione di economia, un nuovo ruolo dei cittadini? Valutiamo tutto ciò che può essere fatto, a partire dalle nostre comunità. E quindi ogni giorno, ragioniamo un po' come diceva Ernest Hemingway, che voglio citare in conclusione, oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi.